Ognuno di noi deve sentirsi responsabile parte del cambiamento. È il messaggio che Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, e Stefano Ciafani, presidente di Lega Ambiente, hanno voluto inviare questa mattina agli studenti delle scuole salernitane che, presso l'aula magna dell'Istituto Amendola Santa Caterina a Salerno, li hanno incontrati nell'ambito di un evento organizzato dall'Associazione Libera sul tema giustizia sociale e giustizia ambientale, uno degli incontri promossi in vista delle celebrazioni verso il 21 marzo, la 27esima giornata dell'impegno e del ricordo delle vittime contro le mafie. A questi ragazzi bisogna dire che la società ha bisogno di loro, perché è il noi che vince, ha dichiarato prima di incontrare gli studenti Don Luigi Ciotti, che ha commentato anche il recente attentato contro Don Maurizio Patriciello. Da questi ragazzi bisogna dire che loro, la società ha bisogno di loro, perché loro sono intelligenti, sono dinamici, sono creativi. C'è bisogno di loro, perché è noi che vince. E noi è un elemento vitale per la società, per la Chiesa, per tutti i contesti, per tutte le realtà. Non prendiamoli in giro questi ragazzi. Possono spaventarsi davanti a episodi gravi come quello che è accaduto a Don Maurizio Patriciello, però? Sì, no, bisogna esprimere una vicinanza alle persone che subiscono questi segnali, che purtroppo ce ne sono tanti in questo paese, in varie regioni, quasi tutti i giorni. Chi è fortemente impegnato viene un pochettino, ecco. Però deve essere più forte l'insorgere delle nostre coscienze, del nostro impegno. Non dobbiamo lasciare soli quelli che sono già impegnati. Non basta esprimere la solidarietà, dobbiamo sentirci più responsabili tutti. Deve allargarsi il numero delle persone che si mettono in gioco. Il coraggio, deve avere più coraggio tutti, perché solo così possiamo voltare pagina. Io ho un senso di grande rispetto per la sacralità delle istituzioni. Una cosa sono le istituzioni, una cosa è chi le governa. C'è una differenza. E troviamo degli uomini, delle donne impegnate nelle istituzioni che va stima e riconoscenza. E d'altra parte troviamo anche nelle istituzioni alcune persone che non sono degne di governarle, di rappresentarle. Facciamo emergere le cose belle e positive, ma non è solo un compito delle istituzioni, non è solo un compito della magistratura, delle forze di polizia, no? È anche un compito di cittadini che non possono essere intermittenza, secondo dei momenti delle emozioni. Dobbiamo essere cittadini più attenti, più responsabili. Cambiamenti veri, non adattamenti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il messaggio inviato dal presidente nazionale di Lega Ambiente: la giustizia sociale e quella ambientale si praticano non soltanto chiedendo agli altri di fare le cose per bene. Il messaggio è quello di sentirsi responsabili delle proprie azioni, perché la giustizia ambientale e sociale si pratica non solo chiedendo agli altri di fare le cose per bene, ai comuni di fare bene la raccolta differenziata e realizzare gli impianti di riciclo, alle aziende di gestire correttamente i propri reflui solidi, i reflui liquidi o le emissioni in atmosfera, ma poi ogni cittadino può dare un contributo per ridurre il proprio impatto ambientale, e questo lo devono capire anche i ragazzi, perché insomma, soprattutto in un momento in cui succedono delle cose non troppo distanti da noi, come nel caso della guerra in Ucraina, si pensa che nessuno possa fare nulla, i conflitti si fermano con la diplomazia, ma ognuno di noi può ridurre la propria impronta dell'uso dei combustibili fossili, che sono quei combustibili, gas, carbone e petrolio, che alimentano i conflitti in giro per il mondo. E con azioni concrete che i ragazzi possono fare, andare a piedi o con il monopattino elettrico piuttosto che prendere l'automobile, è un contributo per ridurre la dipendenza del nostro paese dall'estero, e quindi un contributo fattivo per allentare le tensioni che poi a livello internazionale creano dei conflitti sanguinosi e terribili come quelli che sono in corso in diverse parti del mondo, a partire dall'Ucraina.